Questo video è offerto da Mister Pancalo, una vittoria che scaccia un po' le polemiche con i tifosi, poi l'abbiamo vista anche che è andato sotto la curva a dare la mano, ecco, al capo tifoso. Una vittoria importante, la US Sub si rilancia in classifica. Una vittoria molto importante soprattutto per i ragazzi, perché se la meritano tutta, sono due mesi che stanno lavorando a testa bassa, si allenano a 2000 all'ora e quindi sono molto contento per loro. Sono anche molto contento per i tifosi perché era un derby, loro lunedì ci hanno detto quanto tengono ai derby, quindi sono contento che siamo riusciti a regalare a loro questa gioia e insieme ai ragazzi e insieme al loro supporto e al loro aiuto speriamo di regalargliene altri in futuro. E anche sono contento per il patron Magnello, perché anche lui se la merita dopo quello che ha passato tutti i giorni col fatto del ripescaggio, non ripescaggio, è una persona che ha una grande passione verso questa squadra e quindi sono contento anche per lui. L'ingresso di Di Carmi nella sua coesistenza con Ripa nel 4-3-3 ci avrebbe provato anche senza la superiorità numerica? È un'idea, è una soluzione, sono due grandi giocatori, possono giocare benissimo insieme, possono coesistere, può giocare uno solo e un altro subentrare, abbiamo sicuramente da quel punto di vista tante soluzioni. L'impressione è che comunque nel primo tempo Ripa era molto isolato in attacco, questa non è la prima volta che l'abbiamo visto, infatti tanto è vero anche lui si è innervosito un poco con gli esterni che non gli davano una mano, sta studiando qualcosa per evitare questo nelle gare future? No, quello è un classico del 4-3-3, se gli esterni non accompagnano, ma questo oggi onestamente non è successo perché hanno accompagnato molto bene, quindi insomma può succedere che a volte l'attaccante si trovi solo, però lui come tutti quanti gli altri ha fatto una grande prestazione, poi come ti dicevo prima è normale che avendo due attaccanti importanti come Ripa e Di Carmine, per noi le soluzioni sono molteplici. Cosa manca e quanto tempo manca a questa squadra per essere la fedele di produzione dell'idea di calcio di Mister Pancalo? Ma non lo so, io sono veramente molto contento perché è una squadra quasi completamente rinnovata, sono solo due mesi che stiamo lavorando, sono soddisfatto di tutte le prestazioni che i ragazzi hanno fatto fino ad oggi, onestamente fino ad oggi abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo e oggi finalmente, come ho detto prima, è arrivata il giusto premio a questi ragazzi che veramente sono due mesi che si stanno allenando in modo esemplare. Lo sappiamo che a lei non piace parlare dei singoli, però la prestazione di Gidai è un suo pensiero. Gidai è un giocatore che ha un cuore grandissimo, però oggi devo dire che tutti i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, come tutte le altre prestazioni, quindi io ripeto sono molto soddisfatto di quello che i miei ragazzi mi stanno dando. Migliorini non giocava per scelta tecnica oppure doveva ancora recuperare dal lungo infortunio patito in passato? Migliorini non giocava per scelta tecnica, io ho 24 giocatori, con me non ci sono né titolari né riserve, ogni allenamento per me è importante per fare delle scelte e per cercare di mandare in campo l'11 migliore che possa garantire a questa via di vincere.